Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 4 di Ugo e lo specchio stregato. Oggi cominciamo finalmente i livelli con Ugo. E il primo è Ugo, in realtà li possiamo selezionare tutti e tre, però incominciamo da Ugo, orologi del castello. Via. Andiamo. Mi sono scordato di presentarti. Non è importante. Ma quanto è bello Ugo. Ma come si cammina qua che sembra di cadere? No, non cadi là, tranquillo. Ah, vedi che Ugo ha due abilità, c'ha il doppio salto che ti piace tanto e il pugno, non può fare altro. Comunque Ugo è molto più bello, mo. Io prendo... Ma perché scappisci da vedere oddio. Devi andare dritta, mo. Sì, lo so, però ti confonde. E per spingere? Ah, cotria. E per aprire sta porta che devo fare? Oh no! Sono morto. Nel cerchio. Si muore subito, signori? Lo so, che cosa detto, sono caduto, ho aperto la porta, sono caduto. Ma Ugo, ma posso chiedere una cosa? Che cazzo ci siete andati a finire qua dentro? Che cazzo vuole quella strega di merda, quella troia? Ma hai visto che c'è il doppio salto? Esatto, no, non ho fatto caso. Prendi due volte X. Sì. Voglio cercare di prendere tutto il gemma. E sto fantasma, no? Non lo toccare. È caduto. Cioè, forse lo puoi uccidere col pugno, non lo so, non mi ricordo. Col quadrato. Sì, può morire col quadrato. Muore. Secondo me avrei molta difficoltà a finirlo sto livello. Vai, è subito. Vedi che gli specchi li puoi rompere. Come sempre col quadrato. Sì. Prendo gli appunti. No, vabbè, ma non mi salta, ma te lo giuro. Però non salta il gioco, è poco reattivo. Guarda, perché sto gioco. Guarda, attraverso il muro è caduto. Ma non è che io per prendere le gemme aperto, però non salta proprio lui. Quando su quelle cose di legno. Si va attraverso gli specchi. No, ti ho detto che li puoi rompere con il pugno. No, si va attraverso, pensavo che c'era un'altra strada, invece ti solamente. No, devi andare da sinistra per andare avanti. Io ho preso il primo checkpoint, alleluia. Oddio! Ma non era male! Mi ha dato pure il cuoricino. Il cavaliere, hai trovato? Uh-huh. Quello allungabile. Aggi morì, figli puttana! Una vita in più! Ho preso il checkpoint. No, sono morto. Ma guarda Gesù Cristo un po', va. Ma no. No, io sono morto dove era. Allora si è aperta la porta e poi c'erano i pendoli, quei cosi che andavano avanti e indietro. Sei caduta là subito. No. Dove sono arrivata alla leva praticamente. Sei stato di là ed è caduto. Ma non laggare, madonna, ma che cazzo laghi a fare? Un gioco di 4 soldi lagga. Lagga pure, infatti per quello, pure quando salto. Che come è fatto male sto emulatorio? Anni che esiste, non l'hanno potuto aggiustare bene. Cioè non c'è un settaggio che vanno bene tutti i giochi, no. C'è un gioco. Settaggi che vanno, altri settaggi che non vanno. Adesso affanculo, emulatore del cazzo.
Sono proprio inutili. Con Crash scompare la strada, non si vede niente. Con questo lagga, ma stai scherzando. Con quell'altro non, è ingiocabile. Per far girare, per emularli tutti al 100% devi avere un computer di 1000 euro, ma adesso a fanculo. Perché poi la gente si compra le console. A prima. Almeno va, gira bene, non hai problemi. Gioca e basta, e te va a curco. Sono alla porta grande, che c'è aperto. Là sono, hai pendolo. Io ho superato, sono andato molto più avanti. Il problema è che te lo potevano mettere un checkpoint qua. Ma io non le sto prendendo le gemme, ma io non le prendo le gemme. Ecco, sono arrivato già al boss. Io le stavo prendendo fino a morte. No, basta, c'è ogni boss, fa una palla. Non è che dici te le prendi che serve a qualcosa, te le 100%, non mi interessa se no. Comunque il boss, sai come si fa la strega? Devi, lei ti spara tipo un'energia e tu non ti devi, e tu devi rompere tutti gli specchi, però lo specchio che devi rompere, i primi specchi che devi rompere si illuminano. Una volta che li rompi tutti hai vinto. Bello, però sarà difficile sicuramente. No, non è facile, mi manca uno specchio, ho vinto. Ah, sei già là? Ho vinto, finito. Boss battuto. Ma facciamo una cosa bella, mo. Ok, ragazzi, continuiamo. Dato che i video i livelli di Ugo sono molto corti, durano 3 minuti, massimo 2. C'è uno che dura 2 minuti e gli altri che durano 3 minuti, comunque. Se andiamo veloci senza prendere le gemme, perché sinceramente non mi interessa delle gemme, perché vogliamo soltanto finire il gioco e farvi vedere la storia. Come potete vedere, il primo specchio di Ugo ha preso forma. Si vede se noi ci spostiamo, perché l'abbiamo completato. Ora iniziamo Torri dell'Arcobaleno. Sembra compatibile. Ah, c'è la strega. Mi sa che c'è un livello tipo stile Crash che ti insegue. Che come la palla. Oddio. Sì, è quello là come la palla di Crash. Sei pronta? Sì. Wow, quanto è bella! Ormai su questo. Muoviti! E non ci mette 3 anni per aprire sta cosa. Ma col quadrato, basta che rompi. No, non lo specchio, la manovella che deve girare. Ma tanto ti spara, non ti può acchiappare, ti spara soltanto. Basta che tu salti, eviti. E su questo canale avete visto mani che ci inseguono, palle che ci inseguono, dinosauri che ci inseguono, streghe che ci inseguono. Vi abbiamo parlato di tutto e di più, non si capisce più un cazzo. Non vi potete lamentare, insomma. Sì. Comunque, come si vede che è copiato da Crash. Oh. Non hanno proprio un'inventiva. No, mi ha fatto cadere. Mi sono toccato. No, tutto da capo. Ma come cazzo fai a cadere? È impossibile cadere qua. Mi ha fatto cadere perché mi ha colpito con la fulmine. E il fulmine mi ha bruciato a terra. Comunque, farsi colpire da questa è proprio da stupide. È proprio una cazzata da evitare. No, ti giuro, il fulmine che mi ha bruciato a terra. Ma tanto è facile. Ma se mi sbaglio non ci sono checkpoint. Lo devi fare tutto in una cantata. Vabbè, se io lo finisco senza morire manco una volta, mi sa che prendo oro. Cioè per forza. Anche perché lo sto facendo bene. Amo, sono solo 2 minuti, amo. Dura 2 minuti. Se tu lo fai. Lo fai al primo tentativo. Anche se muori, non ti faccio da capo. Non lo so. Cioè, se muori, col tempo lo prendo, no? Non ti faccio da capo. Ho vinto! Finito.
Ma tipo io ero fermo a fare la manovella, non è che mi colpiva, mi sparava ma non mi prendeva il colpo. No, a me invece quando arriva la manovella, muovi la manovella tranquilla. Ho preso oro, ci ho messo 2 minuti e 11, il record era 2 minuti e 20 se non mi sbaglio. Vado a salvare. Sto prendendo tu, mentre cammino. Quando tu muovi la leva, i colpi non ti prendono, perché sennò era impossibile. Ho preso l'argento. Io oro, ti ho offerto. Ah, perché tu sei morta per questo. Va bene. Vabbè, facciamo direttamente castello, non salvare, ma tanto abbiamo finito. Va bene. Ok, ragazzi, cominciamo. Anzi, continuiamo, che cominciamo. Abbiamo anche l'altro quadro è completo, quindi manca l'ultimo livello e Ugo è liberato. Castello, iniziamo. Questo è il livello più lungo tra tutti e tre dei di Ugo, però è comunque corto. Massimo dura 4 minuti e qualcosa se andiamo male e 3 minuti e 50 se facciamo il record. Ma io non prendo le gemme perché voglio fare... Sì, questo qua è normale. Sembra quello di prima. È simile, siamo sempre là dentro. Vabbè, io le gemme sono quelle che mi vengono... No, io voglio fare il record, voglio provare a fare il record anche qua. Non le prendo le gemme. Prima voglio fare il record. Vabbè, comunque sto esagendo. Sì, ma ho le gemme, il record è comunque qualcosa. Vabbè, ho fatto il gemme. Buono. È comunque più carino girare questa manovella che girare quella ruota. Sì, sì, è vero. Ma poi si preme più facilmente. Esatto. L'altro ci devi mettere proprio davanti, sì. Esatto. Io che rompo i quadri, ma non prendo le gemme. Che li rompo a fare è una cosa che mi piace comunque. Vita. Questo lo faccio proprio. Sto rompendo, non mi interessa delle. Vabbè, tu fallo con calma, non ti preoccupare. Tanto quello lo rifaccio, lo posso rifare. Sì, sì, tu lo vuoi. Come hai fatto con Paperino che poi te li sei fatti al 100%. Ho preso il checkpoint. Come hai fatto a cadere? Vabbè, comunque ho preso il checkpoint. Ah, qua ci sono i libri. Quanti ricordi, se a livello me lo ricordo. Era bello. Guarda sto fantasma bastardo che mi stava colpendo. È caduto perché. Ma guarda, adesso come fa? Quando va su quelle cose di legno. Non salta. Cade su tu. Ma perché devi ci vuole il tempismo giusto. Hopla! Sono arrivato già al boss! Ah, ma qua devi saltare per colpirlo. Che poi se tu rompi il quadro al momento giusto, lei neanche... Cioè il vetro, lei neanche riesce a... Cioè si blocca, manco ti spara. Mo, non mi fai sconcentrare. Ho vinto, finito. Mi sa che ho fatto il record. E l'ho fatto anche in meno di 3 minuti. È qualcosa. La diceva 3 minuti e 50. Infatti ho fatto oro, l'ho fatto in 3 minuti e 30. L'ho distrutto il record. Ok, finalmente siamo arrivati alla fine di questa serie, cortissima però, il gioco è bellino, dai. Lo scontro finale, andiamo. Oddio. È solo un boss, ma ha battuto solo il boss. Quelli che si illuminano. È possibile, va veloce. No, lo puoi fare. Io già ne ho rotti due. Tre. Ma io non riesco a farlo. Vai, gira al contrario. Al loro contrario, gira al contrario. Gli arrivi subito.
Ma pure a me votano li rom, che gioco del cazzo. Ma manca a me, li prendo ma non li colpi, non li rompe. Visto, li rompe. Ok, me ne manca uno. Ci vado vicino, li colpisco ma non li rompo. Guarda Gesù Cristo. Poi sta, poi fa stupido, non è che te lo vedi quando arrivare. Morta, ho vinto, tutti rotti. Come è finito subito. Gioco completato, congratulazioni. Andiamo a vedere il filmato finale e godiamocelo. Ecco Ugo liberato. Ma li scambia subito, ma non è il tempo di arrivarci a colpirlo, no? Ma non hai capito il meccanismo allora? L'ho capito che devo... C'è il filmato, ma ti stai zitta, porca puttana. Tornato. C'è il filmato, ti sto dicendo, state zitta, no? La tua bellezza sarà mia per sempre. Chi? Chi è quell'idiota che osa disturbarmi? Io? Vaffanculo. Oh no, proprio ora che lo avevamo ricomposto. Grazie per avercelo prestato. Ma va pure. Mo c'è la fidanza, la moglie. Vediamo, forse va qui. Oh no. Razza di idiota, quello è il mio occhio sinistro. Volete fare attenzione? Che fine brutto che ha fatto la strega. E vissero tutti felici e contenti. Fine del racconto. Ok ragazzi, anche questa serie è finita qua. Ci vediamo ai prossimi video e alle prossime serie. Anche ovviamente con la mia ragazza. Ciao a tutti da Tiger, alla prossima.